Turbine, a prova di cannone. Signori, buonasera a tutti dal balcone di casa. Allora, ho capito. Antonio, guarda, io rimango sempre in attesa se riesci a trovare quel file del DSP del 991, eh? Se riesci a trovarlo, se l'amico che tu hai riesce praticamente a darti il file, l'email di Guerra Zera è quella la mia. Se riuscite a mandarmelo... Allora, seguiamo il cavo e vi faccio vedere quale l'antenna. Signori, vi presento la Dica 2, la Vendetta, come Rambo. Ecco qui, ancora più piccola, molto più piccola, 15 centimetri, senza i baffetti ai lati e con tre ferriti all'interno, messe una a fianco all'altra, e l'avvolgimento chiaramente qua sopra. Il variabile è uguale a quell'altro, è un Ducati uguale a quell'altro, ne avevo due, 5 euro l'uno. Guardate qui, sul balcone qui in ferro, a questa altezza, vedete? Perfetto, risuono sui 20 metri in una modalità veramente eccellente. Sono stazioni, non penso italiane, queste, una italiana però sta fuori. Stavo seguendo un attimino. Allora, senza Low End Power sei 9.10, con Low End Power 9.40. Guardate qui. Adesso vi faccio vedere la differenza tra questa qui e l'altra Dica che ho dentro. Un attimo solo. Ecco qui, signori. La Dica 1, la Dica originale. E la Dica 2. Non abbiamo WhatsApp. Questa sempre fatta con avanzi, però è molto più piccola, vedete? Sull'email da me molto più piccola. È quasi la metà di questa. Va bene. Allora, io continuo a fare chiamata, mi vado a passare un attimo il tempo se l'amico che vedete? Sta facendo il contest. Adesso sta questa qui inserita, la piccola. Non mi fa parlare, si è messo a parlare proprio vicino, non ho capito per quale motivo. Non voglio metterle vicino affinché poi si diventano, come dire, non so manco io. Ecco qua, mettiamola più là. Se non c'è di bisogno lo lascio fermo, non ha un bel tempo che mi ha preso così, onestamente, perché lo accendo perché a fare accendi e spegni no, lo lascio accendo. Sembra che vada bene anche questa qui, l'ho provata lo stesso dai 3-6 fino ai 21 MHz, lo stesso dell'altra antenna. Ok, forse un segnale un po' più ristretto può darsi, però come modulazione tutto il resto funziona. Chiaramente poggiandolo qua sopra rende molto di più, chiaramente, che sfrutta questa superficie in ferro, per il fatto che c'è dentro tre ferriti. Possiamo anche metterla qui, senza, vedete un pochettino, il segnale è più basso, vedete? Segnale un po' più basso, chiaramente. La sposto qui, vedete? Vedete la differenza che significa le ferriti all'interno? Come riescono, come l'induzione riesce a trasformare questa superficie in antenna, praticamente. Anche l'altra fa così. Questa comunque può funzionare anche senza... Possono funzionare entrambe anche senza quella lì, però appoggiandola su una parte metallica, chiaramente funzionano molto molto meglio. Ok, siamo sui 20 metri in questo momento, non so. Hello, secure 20 meter, India Golf 9, India Tango Oscar, India Tango Oscar. Lampedusa Island. Ciao Ciccio, a posto, U5 Oscar Alfa Victor, Ingenovizio. Lampedusa, l'isola di Lampedusa, il GTO. Ok, signori, vedete? Ripeto, tre ferriti all'interno, non ha i baffetti perché all'interno c'è un altro circuito.
sono tre ferriti messe una a fianco all'altra, così, e con chiaramente nastrate per bene. La lunghezza è di 15 centimetri, 15-18 centimetri, non l'ho misurata sinceramente. Il variabile è uguale a quello, sono due variabili Ducati, pagati 5 euro l'uno. Stessi contatti, l'interno qua è uguale. L'unica cosa che mancano i baffetti ai lati, perché sono riportati all'interno, chiaramente, e saldati ai capi, rosso, verde, verde, bianco, bianco, verde. Mentre lì li ho lasciati aperti. Ok? Quella lì funziona molto meglio. Sinceramente ho provato, quella lì funziona molto meglio, perché a parte che è più grande, è più lunga. Questa qui funziona ugualmente, per carità. Cioè, non, se non mi dite che non funziona. Non so cosa dire, poi certe domande non dovrei neppure farmele, veramente. Okay. L'essere umano è veramente strano, Ciccio. Sono due dica, praticamente la seconda è un po' diversa, più piccola, ancora più piccola. Però vedete la resa che ha, mettendola al fianco qui. Se non c'è, chiaramente funziona anche così. Chiaramente direttiva anche lei. Ecco qui, direttiva anche lei, direzionandola verso sud, verso la Sicilia, chiaramente. Ecco, vedete? Il segnale, vedete, molto meno adesso. Però portandola qua, guardate, aspetta che parla, aspettiamo un attimo. Vedete? Portiamola qui adesso, guardate. Vedete? C'è la voce, bene le masse, il segnale aumenta. Le potenze poi sono diverse, no? Ce l'ha a sputare 700-800 watt nel giro di pochi. Ho messo in questo caso, in questa direzione che chiaramente sfrutta questa parte qui. In questo caso, vedete, funziona lo stesso, però. Anche. Sì, sì, funziona lo stesso. Comunque basta che sfrutta. C'ha questa, per induzione riesce più o meno a far diventare anche il balcone come antenna, praticamente. Niente, sta ancora in fase sperimentale, io sperimento sempre, faccio qualcosa, perché insomma oggi era domenica, l'ho fatta ieri sera, l'ho finita ieri sera. Questo era, se vi ricordate, era l'accoppiatore d'antenna che avevo fatto tempo fa. Quello che trasportava il segnale da un'antenna verso una radio per induzione. Ricordate, vedete indietro, accoppiatore d'antenna per induzione. Indietro i video, guardate questa antenna qui, che funzionava anche come antenna. Ho sfruttato quelle ferriti, ho fatto un altro avvolgimento, chiaramente, diverso da quello. Vedi, questa qua c'ha i baffetti. Mentre questa qui non ha niente, i baffetti sono dentro, messi, diciamo così, collegati tra di loro, anche loro invertiti, bianco, bianco, verde, verde, bianco. Però è una bellissima macchina. Adesso vi faccio vedere anche, mettiamo quell'antenna lì, datemi il tempo di innestarla, e vediamo i segnali di quella e questa qui. Un attimo solo. Allora, signori, ho inserito l'altra dica. Ho spostato la frequenza perché Lampedusa non parlava più, avevo fatto QRT se non sbaglio. Ho aspettato un po', però. Questa è questa qui, vedete? Era la dica numero 1. Vedete, già il segnale è ottimo. Spostiamolo sopra qua, vediamo che cosa succede, se aumenta il segnale. No, negativo, vedi? Più o meno, aspettiamo, vediamo un po', giriamolo verso il mare. È un po' di più adesso. Però sembra non aver influenza sulla parte così. Qui c'è una sola ferrite lunga, erano due ferriti tagliate e incollate per lungo e basta. Là ce ne sono tre. Sono tre, una sull'altra, anche perché è più piccolo.
attimo, perché è da 3 secondi il fondo radio, fa. Vedete? For Whiskey Golf United, please complete. Questa è la DK1, spostiamola qui, vediamo un pochettino che succede. Spostata senza l'influsso del ferro. Uguale, vedete, non risente nulla questa qui. Questa è un'altra, proprio lavora in un altro modo. Questa invece è più, diciamo così, va più verso il magnetico, ecco, più verso l'induzione. DK1, signori, la DK1, vedete, se io abbasso qui, vedete il segnale totalmente giù, guardate, vedete, accordo, vedete? Vedete come accorda questa qui? Sono due, lavorano in modo diverso. Questa qui è aperta, i due captatori, mentre questa qui è tutto dentro c'è. E i captatori sono, come dire, collegati tra di loro, invertiti. Ho provato a fare così, sembra che funzioni lo stesso, però sfrutta più l'induzione magnetica del balcone, ho visto. I segnali sono più bassi in questo modo, portandolo qui. Però le due dica, la piccola e la grande, dica 2, la vendetta, la chiameremo la vendetta, come Rambo, è la dica originale. Ok signori, e null'altro, vi ho fatto vedere anche l'altra dica. Un'altra dica diversa, la dica 2, un po' più piccola, ancora più piccola, vedete? Mi piace costruire queste le cose, le antenne proprio minimali, piccole, che rendono qualcosa, insomma. Ok? È tutta roba riciclata, chiaramente, è sempre roba riciclata. Qua non si è abbiamo comprato solamente i due variabili, che costano 5 euro l'uno. Ottimi variabili, Ducati. Sono due Ducati, ecco qua. Sono veramente ottimi alla fiera per radioamatori. Il resto è tutta roba trovata, riciclata, anche il cavo qui. Questo non è manco un cavo RG58, è molto più duro, però c'era quello, ho messo quello, non c'è problema, funziona lo stesso. Ok, questa qui chiaramente funziona molto molto meglio rispetto a quella, perché è un'altra cosa proprio. Ok, siamo già alle 6 di sera, 6:10 locali, 17:10 UTC, il sole è tramontato, però vedete ci si diverte con poco, insomma. Ok signori, adesso rimetto quella un'altra volta, vi faccio vedere di nuovo l'effetto induzione.